Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo delle uscite Marvel previste per ottobre 2024. Devo dire che, essendo ottobre e essendo il fatto che arriva Luca, ci sono un po' di cosine che secondo me usciranno esattamente a fine mese per Luca, anche perché sono spesso incidentali agli ospiti di Luca, tipo Peach Momoko. E come al solito vi ricordo che sono le uscite annunciate su anteprima in uscita a ottobre. Tutte quelle che sono in ritardo, che sono annunciate per i mesi dopo, non sono in questo video, le trovate nei video precedenti o eventualmente nei video successivi. Quindi iniziamo parlando di spillati, variant, roba comunque non volumosa, e iniziamo con le solite variant dedicate a Disney. Le troviamo ovviamente su Spider-Man 52 e 53. La prima è una variant di Nico Piccone con gli Avengers, mentre la seconda è di Donald Soffritti con la chiusura del processo di Fenice Nera ai tempi degli X-Men. Indovinate un po' quale delle due io comprerò, ci potete arrivare. Comunque, poi vi segnalo che sempre su Amazing Spider-Man 53 non solo ci sarà una variant per ora ancora top secret, ma ci sarà anche l'esordio di una nuova serie, ovvero Spectacular Spider-Man con la E, perché è la testata team up fondamentalmente fra Peter e Miles, che vivranno avventure insieme. È scritta da Greg Weisman, disegnata da Umberto Ramos. Il primo numero è uno spillato di 32 pagine, costa 3 euro e non lo so come utilizzeranno gli slot al solito, però lo scopriremo solo vivendo e leggendo. Poi ottobre è il mese di esordio del nuovo grande evento Marvel, ovvero Blood Hunt, di cui esce il primo numero spillato di 3. La versione base è uno spillato di 48 pagine a 5 euro, contiene il primo numero americano più lo speciale Free Comic Book Day Blood Hunt. È scritto da Jerry McKay, i disegni sono di Pepe Lavaz e Sara Pichelli, e nulla, il sole scompare, i vampiri in giro per il Marvel Universe a fare vittime. Cosa si nasconde dietro questo attacco globale? Immagino lo scopriremo piano piano. Ovviamente, oltre alla versione regolare, esce una variant specialissima di Gabriele Dell'Otto, proposta in una versione a 5 ante, perché in effetti sono le 5 variant cover connecting proposte da Dell'Otto, una per ogni singolo numero, ma noi le abbiamo tutte insieme, così uno si può mettere tipo il posterone. Ammetto che se le avesse fatte separate, Panini, le avrei comprate tutte e 5 e me le sarei appese nei mesi più vampirosi, tipo ottobre. Invece così non potrò fare niente e vabbè, ciao. In ogni caso, non esce soltanto in questo modo Blood Hunt, ma esce anche in una speciale versione Red Band, cioè senza censure e senza freni. Ora, chi l'ha vista mi ha detto che non è tutta questa roba così strana, effettivamente. Però non so che dirvi. Io il primo numero probabilmente lo provo anche nella versione, giusto per fare il confronto. Però non lo so, vediamo. Comunque, un'altra cosa, sempre collegata a questi, ovvero si possono collezionare le cartoline Marvel Vampire Homage Variant. Sono 21 in tutto e con ogni versione dell'albo, cioè quella regular, variant o red band, ci sarà in regalo un set di 7. Ammetto che non sono un gran fan di queste cose, perché vabbè, ci sta, alla fine non è che siano così fondamentali, sono cartoline. Purtroppo in Italia fare 21 variant con tutte queste cover è impossibile, perché non ci sono abbastanza spillati, quindi alla fine è un modo simpatico per farle avere un po' a tutti chi le vuole. Certo, se fossi in Panini ne approfitterei del Natale per fare il pack natalizio in cui metterle dentro tutte di nuovo. Non diamo idee cattive a Panini, che poi mi segue. Boh. Comunque, proseguendo ancora, abbiamo un volume dedicato a Blood Hunt, Storie insanguinate, un brossurato di 152 pagine a 16 euro con vari autori. Perché? Perché all'interno fondamentalmente verranno presentate varie serie collegate all'evento, di cui non esiste lo spillato. Quindi abbiamo non soltanto le miniserie Blood Hunt, Black Panther, Dracula Blood Hunt, Stranger Academy Blood Hunt, ma anche i numeri regolari di Doctor Strange e Vengeance of the Moon Knight. Ora, nei prossimi 3 numeri si troveranno sempre altri episodi di queste stesse serie, non sono monografici, nel senso che c'è storie autoconclusive per ogni singolo numero. Non è una grande idea, a mio parere, ma vabbè, un modo o nell'altro queste storie andavano presentate per avere un quadro generale della cosa. Immagino che poi non finiranno nei volumi di Doctor Strange e di Vengeance of the Moon Knight, presumibilmente, queste storie, chi lo sa. Poi c'è un altro speciale spillato apposito, ovvero X-Men Blood Hunt, in 2 numeri, ovviamente il primo a ottobre. All'interno vari speciali dedicati a singoli personaggi. In questo primo numero abbiamo Blood Hunt Jubilee e Blood Hunt Magic, comunque spillato, 48 pagine, 5 euro.
Oltre a questo ci sono anche i tie-in, ovvero episodi collegati sugli spillati regolari Marvel di Panini, e saranno su Amazing Spider-Man 52, su Venom 31, su Wolverine 49, dove ci sarà in realtà proprio la miniserie dedicata a Wolverine in Blood Hunt, e poi su Avengers 14, e con questo dovremmo aver finito con Blood Hunt, più o meno. Poi abbiamo X-Men 37, numero fondamentale perché qui si conclude l'era krakoana, un numero di 88 pagine a 6,90 con l'episodio 35, originale americano, di Jerry Duggan, Kieron Gillen, Al Ewing, Chris Claremont e tanti altri. Ovviamente non sarà proposto solo nella versione standard, ma anche in una versione variant, per ora ancora misteriosa. Poi, ancora spillati particolari, abbiamo Destino, uno speciale di Jonathan Hickman e Sanford Green, spillato 64 pagine a 8 euro, che è un po' tanto, diciamolo, in cui Destino, con Valeria Richards al suo fianco, va alla ricerca di un potere superiore. Il motivo? Impedire a Galactus di provocare la fine di ogni cosa. Vedremo, insomma, è uno specialino, ci sta. Quindi, a questo punto, passiamo ai volumi veri e propri standard circa. Iniziamo con Miss Marvel Minaccia Mutante, seconda miniserie dedicata a Miss Marvel da quando ha scoperto di essere una mutante, ancora scritta da Iman Vellani, l'attrice di Miss Marvel, che non so che senso abbia. Poi c'è Sabir Pizzard, Scott Godlewski, Adam Gorham. È un brossolato di 104 pagine, costa 14 euro e sono i quattro numeri della miniserie. Poi esordisce La Vendetta di Moon Knight di Jerry McKay e Alessandro Cappuccio, cartonato 104 pagine a 16 euro, che fondamentalmente è il seguito della precedente serie dedicata a Moon Knight. Ancora abbiamo, tra l'altro, questo stesso fumetto in versione Marvel Artist Edition. Forse avremo Cappuccio a Luca e quindi lo portano lì? Non lo so, è possibile ovviamente. In ogni caso è identico alla versione normale, ma in formato 25x31, cartonato, 112 pagine e costa 28 euro invece di 16. Poi abbiamo Deadpool and Wolverine World War 3, un fumetto scritto da Joe Kelly, disegnato da Adam Kubert, cartonato 104 pagine a 16 euro e ovviamente è vagamente ispirato al film, perché avremo appunto Wolverine e Deadpool insieme a fare robe. Ci sta, alla fine, personaggi amati, era inevitabile. Poi abbiamo Weapon X-Men, un multiverso di Logan, una storia di Christos Gage, Greg Land e Idril Chinar, 144 pagine a 19 euro. Contiene Original X-Men del 2024 e Weapon X-Men del 2024, sempre. È una saga completa che inizia nel passato e vi porterà in luoghi noti, ma anche sconosciuti. Ci sta, alla fine vedremo non soltanto gli X-Men originali radunati da Fenice, ma anche una serie di Wolverine di vari universi. Poi, restiamo nel bizzarro e sprofondiamoci con Cap Wolf e gli Howling Commando su Lupo Mannaro americano. Un fumetto di Stephanie Phillips e Carlos Magno, cartonato 104 pagine e 16 euro, in cui Steve Rogers viene trasformato in un lupo mannaro durante la Seconda Guerra Mondiale e avrà bisogno degli Howling Commandos per sconfiggere una setta nazista. Non so se gli Howling Commandos saranno altrettanto mezzi licantropi o meno, visto il nome, ma probabilmente no. Sì, lo so che sono il vecchio gruppo tipo di Nick Fury. Nick Fury and the Howling Commandos, era, mi pare. Comunque, proseguendo ancora, abbiamo X-Men 97, il preludio ufficiale, che non è nient'altro che un fumetto prequel della serie animata di grande successo andata in onda su Disney Plus, autori Steve Foxy, Salva Espin, cartonato 104 pagine a 16 euro, sono 4 episodi americani. Visivamente non mi sembra proprio il massimo, ho visto l'ultimo episodio, ce l'ho in una delle variant di Scotty Young, però se vi è piaciuta la serie e volete vedere un po' un tratto di unione fra la vecchia serie animata e quella nuova, è qua. Poi abbiamo Bloodline, la figlia di Blade, un volume brossurato di 128 pagine a 14 euro, che fa un po' da prequel a Blood Hunt. In realtà è scritto da Danny Lore e Karen S. Darbo, e siccome Panini non ci vuole bene, ci spiega che è il prequel di Blood Hunt dalle autrici di Night Terrors, Punchline e Marvel's Voices, che generalmente non è il massimo delle presentazioni. Comunque, Brielle Brooks è studente atleta di giorno, cacciatrice di vampiri di notte. E, rimanendo a tema, esce anche il secondo volume di Blade, Male contro Male, gran finale della miniserie di Blade e prologo anche qua, di Blood Hunt, di Brian Hill, Elena Casagrande, Lee Ferguson, Valentina Pinti, cartonato 112 pagine, sono gli episodi dal 6 al 9 di Blade, costa 18 euro. Poi abbiamo anche Symbiote Spider-Man 2099, acquisizione ostile, una nuova storia di Peter David e Rogue Antonio, cartonato di 128 pagine, in cui Miguel O'Hara affronterà un'acquisizione ostile, quella del suo stesso corpo, in una storia mai narrata dello Spider-Man 2099, sceneggiata ovviamente dal suo creatore. Alla fine ci sta, interessante. Guardiamo il lato positivo, non c'è Greg Land a disegnarlo, per cui si va di lusso.
Ancora abbiamo What If Venom, il simbionte supremo. Cosa sarebbe successo se il simbionte si fosse legato a un supereroe invece che a Eddie Brock? Preparatevi a scoprire le versioni venomizzate di Wolverine, Shulk, Doctor Strange e Moon Knight. Come si confronteranno tutti questi personaggi con il loro nuovo potere? Un universo di personaggi inedito concepito da nuovi autori Marvel. Abbiamo Jeremy Holtz, Jesus Ervas, Eugenes Nives, Manuel Garcia e altri. Un cartonato di 144 pagine a 19 euro, ma magari è anche carino, va un po' provato. Poi ancora abbiamo The Marvel Nightmare Art of Peach Momoko, un cartonatone in formato Absolute 25x31, 144 pagine a 30 euro, con alcune delle copertine Marvel più belle dell'ultimo decennio, straordinariamente inquietanti, e qui ci presentano appunto le sue migliori illustrazioni a tema incubo, corredate da work in progress, approfondimenti e altro materiale extra completamente inedito. Volume interessante, tra l'altro non ho trovato una versione americana di questo, magari c'è e mi è sfuggita, però ci può stare se siete fan di Peach Momoko e magari siete a Lucca e dovete farvelo firmare qualcosa, magari c'è la possibilità. Vabbè, ci siamo capiti. Ma in realtà ci sono anche altre cose, le vediamo fra poco. Comunque, proseguendo con i volumi inediti, arriva Miracle Man 0, un volume speciale per celebrare i 40 anni dell'ingresso di Miracle Man nell'era moderna, con alcuni dei più grandi fumettisti di oggi. Abbiamo Neil Gaiman, Mark Buckingham, Peach Momoko, Jason Aaron e tanti altri. Uno spillato di 48 pagine a 5 euro. Interessante, alla fine, per vedere una versione un po' aggiornata di Miracle Man. E a proposito di Miracle Man, finalmente viene proposta la miniserie inedita americana, ovvero Miracle Man by Gaiman and Buckingham, The Silver Age del 2022. Ecco, qui c'è un po' di problemi, nel senso che se in originale veniva proposto in spillato da Panini, la seconda versione era invece quella mega cartonata gigante in stile Grandi Tesori, e qui esce direttamente così, cartonato, 216 pagine a 35 euro. È un po' un problema, perché sinceramente io non ho nessuno di quei fumetti in questo formato e mi sembra anche un po' strano comprare il primo in questo formato qua. Non lo so esattamente cosa farò. Io fra l'altro ho l'omnibus in inglese delle serie precedenti, ma non di quelle di Gaiman e Buckingham, tra l'altro. Per cui, boh, vediamo un attimino come andrà. Ci penso un po' e vediamo cosa fare. Già che c'era, a questo punto potrei ristamparmi la versione quantomeno magari nello stesso formato, in modo che uno se le comprava tutte e due. Sarebbe potuta essere una buona idea, secondo me, ma ok. Abbiamo concluso con le uscite inedite, quindi passiamo a quelle riproposte in nuovo formato. E iniziamo con Captain America, Simbolo della Verità, volume 2, Pax Mohanda, con Sam Wilson, Cap, autori Toshio Nebuchi, Rebi Silva e Guara, cartonato 136 pagine, 19 euro, con gli episodi dal 6 all'11. Di Captain America Symbol of Truth. Vabbè, ovviamente se avete comprato lo spillato la storia l'avete già, se non l'avete mai fatto e volete recuperarvela è la vostra occasione. Poi stesso discorso vale per l'Invincibile Iron Man volume 1, autobiografia di Tony Stark, con gli episodi dall'1 al 6 della serie di Jerry Duggan, quella attualmente in corso e quasi conclusa in realtà in Italia, cartonato 144 pagine, 19 euro per questo primo volume. E a questo punto abbiamo un po' di materiale strano. Perché? Perché, io immagino sempre per Lucca, in realtà, intanto esce Ultimate Spider-Man 1 Blank Variant. Avete presente le blank? Panini non è che ne faceva molto, ma ultimamente si è accorta che è una cosa che funziona e quindi ha iniziato a farle. Costa 5 euro. Vabbè, alla fine all'interno c'è il normale numero 1 di Ultimate Spider-Man, ma ok. Poi, però, c'è anche Ultimate Spider-Man 1 Variant, con una variant di cui sinceramente non ho idea quale sarà, perché non è stata annunciata. E ancora Ultimate Spider-Man Artist Edition contiene di nuovo il primo numero in una versione gigante in formato Absolute 23x31,5, 64 pagine, 20 euro. Quindi immagino anche con un po' di extra dietro le quinte, mai visti prima, e intervista a Checchetto. E voi direte, finisce qua? No, perché la stessa cosa vale anche per Ultimate Black Panther, in cui non c'è, ok, la blank cover, però c'è la variant nuova e l'Artist Edition, sempre a 20 euro, anche se questa ha 56 pagine invece di 64, e Ultimate Black Panther effettivamente ne ha 32 invece delle 48 di Ultimate Spider-Man. Poi, ancora, stessa cosa vale anche per Ultimate X-Men, di cui c'è la variant e l'Ultimate Artist Edition di Peach Momoko, 23x31,5, 56 pagine, 20 euro. Ora, di base spesso le Artist Edition le fanno in bianco e nero, io credo che siano tutte a colori perché nelle note c'è scritto così. Ammetto che avrebbe senso, secondo me, almeno per Black Panther e per Ultimate Spider-Man averle in bianco e nero, per Peach Momoko no, perché sono comunque acquarellati e sarebbe senza senso, ma va bene. In ogni caso, ancora, sempre in occasione di Lucca,
Panini presenta la Marvel Artist Edition di Elektra e Wolverine Redentore. Perché? Perché è fondamentalmente un racconto illustrato e i disegni sono di Yoshitaka a mano, e quindi è presente a Lucca e valeva la pena riproporlo. Anche questo in formato Absolute, 25x31, 35 euro, sono 208 pagine di Greg Rucka. Ai testi e Yoshitaka Amano ai disegni. Ribadisco, non è un fumetto, è un romanzo illustrato, quindi c'è molto molto testo e qualche disegno, in realtà tanti disegni, ce n'è bene o male uno ogni due pagine massimo, però da sapere. Quindi continuiamo, abbiamo Super Cattivi, le origini dell'universo Marvel. Avevano già fatto lo stesso volume per i buoni con le origini di vari supereroi e ora viene riproposto anche per i cattivi. È un cartonatone in formato 22x34,5. Sono 432 pagine, 75 euro il prezzo, e contiene le prime apparizioni di tanti cattivi come Ultron, Kang, Green Goblin, Thanos, Loki e molti molti altri. Autori ovviamente tantissimi, da Stan Lee a Jack Kirby, da Steve Ditko a John Buscema e molti altri. Alla fine è uno di quei volumi da collezione, da mettersi in libreria e dire guardate, ho anche questo qua. Va bene, poi arriva Secret Wars in versione Marvel Deluxe, Secret War senza S in realtà, quella di Bendis e Gabriele Dell'Otto, cartonato 18x3x27,7, 232 pagine a 31 euro, ricca di extra inediti. Se non avete comprato il Marvel Must Have recente potete recuperarvi questa versione qua, un po' più di pregio diciamo. Poi abbiamo un paio di Marvel Replica Edition. Arriverà Marvel Super Heroes Secret Wars, invece questa è quella classica dell'85, di Jim Shooter e Mike Zeck, ovviamente versione identica circa all'originale americano, ma anche con le pubblicità, quindi fa molto divertimento. E poi stessa cosa per Amazing Spider-Man 252, in cui debuttava sulle pagine di Spider-Man il costume nero, che poi si sarebbe scoperto essere Venom, o meglio il simbionte. Spillato 32 pagine, 3,50 euro. Poi, ancora, abbiamo un grande tesoro di Marvel, ovvero quello dedicato a X-Men di Uama, l'uomo uccide, in versione estesa. In versione estesa sono le pagine in più realizzate anni dopo, non particolarmente utili, però effettivamente questa è l'edizione probabilmente più interessante per recuperarsi questo fumetto. Io ammetto che ce l'ho già nella vecchia edizione Marvel Graphic Novel di Play Press. Ho l'edizione estesa pubblicata però in formato pseudo deluxe, ma il formato è sbagliato, per cui c'ha le righe sopra e sotto. Queste sono in formato gigante, 25x35,5, ed effettivamente un po' mi viene voglia di provare a comprarmi questa versione qua. Ci faccio sicuramente un pensiero, magari per qualche regalo di Natale autofatto più avanti. Comunque, 112 pagine, 25 euro, se non avete mai letto questo fumetto e volete recuperarlo nella versione migliore possibile, è questa qua. Quindi, abbiamo un Marvel Omnibus Avengers, volume 9, Assalto all'IM, che poi, in realtà, contiene anche Avengers La Traversata, storia parecchio importante, in cui veniva un po' modificata la situazione degli Avengers, e che poi da lì a poco li avrebbe portati al resettone totale della rinascita degli eroi. Probabilmente molte di queste storie non le ho, per cui potrebbe valere la pena che me lo recuperi, magari non subito ma con calma, ci faccio un pensierone anche su questo. Quindi abbiamo ancora i Marvel Must Have, e c'è intanto Tempest Fugit, che è stato appena proposto in realtà da Panini nella versione volume 13 dell'Hulk di Peter David. Qui sono soltanto gli episodi di Incredible Hulk dal 77 all'82, costa 15 euro, e ovviamente se avete già comprato l'altro non vi serve acquistare questo. Se invece non l'avete preso perché non avevate comprato l'Hulk di Peter David globale, vabbè, è una storia relativamente più recente rispetto al resto della run, è degli anni 2000, e gli autori sono appunto Peter David e Lee Weeks, più una toccante ghost story disegnata da Jai Lee. Ci sta, non un must have assoluto, secondo me, ammetto che me la ricordo anche un po' poco la storia, dovrei forse riguardarmela, però ci può stare, se siete fan di Hulk e volete una storia in più di quel periodo, ci può stare, e poi comunque Peter David è sempre un ottimo autore. Decisamente più must have, invece, è il Wolverine Origini, in cui vengono per la prima volta narrate effettivamente le origini di Logan, da Paul Jenkins insieme ad Andy Kubert, cartonato, 168 pagine, 15 euro. Se non l'avete mai letta, io direi che vale la pena recuperarsela. E con questo abbiamo concluso anche con le uscite Marvel per ottobre 2024. Come sempre, se siete arrivati fino qua, pubblicatemi una emoticon di una M rossa, ve la trovate. Se no, fa niente, quello che volete, perché così so che avete visto tutto il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Fatemi assolutamente sapere cosa vi interessa di più e cosa non vi interessa affatto di tutta questa roba. È un bel po'. Le uscite Marvel erano un po' scarsine ultimamente, ma ci siamo ripresi decisamente. In ogni caso, vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21, poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, c'è Telegram, gruppo Marvel Fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte. Vi lascio in descrizione qualche fumetto che trovate anche su Amazon, nel caso vogliate acquistarlo e dare una mano al canale a vivere. Noi in ogni caso, come sempre, ci vediamo al prossimo video, e per ora potere pelato!